Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch di soldi che vi ho portato ieri, però ho tentato di semplificarlo in maniera ulteriore, in maniera tale che vi risulti più semplice farlo. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di un centro operativo mobile, di un'auto che andrete a usare per fare il glitch e della base operativa piena ovviamente, e anche del veicolo che volete duplicare. Quindi vi dirigete all'entrata della base operativa, fate comparire base operativa piena, premete il tasto PS e tornate in game. A questo punto vi mettete lateralmente dalla base operativa e qui ragazzi, dove ho tagliato parecchi passaggi, e lanciate una molotov all'estremità della base operativa, più o meno qui, in maniera tale che quando vi avvicinate prenderete fuoco e comparirà la scritta base operativa piena. Quando sentirete che comunque avrete preso fuoco, che le ruote avranno preso fuoco, schiacciate X, accettate il messaggio di base operativa piena e vi suicidate tramite il tasto touchpad. A questo punto richiedete il vostro veicolo personale, quindi riceverete nuovamente la LCR H8. Richiedete il vostro veicolo personale e vi avviate nuovamente, ma questa volta verso il centro operativo ragazzi. Quindi qui ho veramente tagliato parecchi passaggi, ma veramente tanti, quindi ho cercato di renderlo più semplice possibile. Quando siete qui, prima di andare al centro operativo mobile, selezionate un'attività recente di un vostro amico e ve la tenete pronta. Allora, per gli utenti di Xbox che vogliono fare questo glitch possono farlo ugualmente, però devono avere la priorità di mira diversa, quindi magari si mettono in mira manuale e fanno il glitch. A questo punto ragazzi vi dirigete verso il centro operativo mobile, doppio tasto PS, schiacciate X su avvia GTA Online e su questo messaggio non accettate, in pratica schiacciate cerchio. Dopodiché scendete dall'auto, lanciate una bomba verso la base operativa, una o due bombe, e vi dirigete verso la base operativa fino a far comparire base operativa piena. Quando siete sicuri di aver preso fuoco, pigiate ok e come avete visto l'auto scompare da sola ragazzi, senza nessun problema. Prendete l'RPG e vi suicidate. RPG, una bomba, quello che cazzo volete voi. Dopodiché potrete tranquillamente chiamare il veicolo che potete duplicare, o meglio che volete duplicare. In questo caso io ho l'attesa del meccanico, però va bene, piccolo taglio. E una volta che ci sarà consegnata l'auto, l'unica cosa che dovremo fare, come il passaggio come sempre diciamo, è quello di incastrare l'auto in un punto dove ci teletrasporta, in maniera tale da poterla rimandare in deposito. A questo punto incastriamo l'auto, io la incastro qui sotto il centro operativo mobile, e quando mi sarò assicurato che mi teletrasporta nell'auto, vado a schiacciare il tasto touchpad, devo essere presidente, faccio rimanda veicolo in deposito. Ovviamente devo premere X e triangolo insieme, X per salire in auto, cioè triangolo per salire in auto ragazzi, e X per rimandare il veicolo in deposito. Se il menu interazione sparirà vuol dire che il glitch sarà andato bene, potrete tranquillamente mettere l'auto nella base operativa ragazzi. Io questo glitch ho tentato di semplificarlo ulteriormente, perché sapete tutti che copiare un video è facile, però migliorarlo non è altrettanto facile. Io ho tentato di migliorarlo per voi ragazzi, quindi spero che appreziate il gesto. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.